contro il taglio degli aiuti alle aziende agricole scende in campo Confagricoltura Frosinone, che non nasconde la delusione circa la decisione assunta dalla Regione Lazio, nella quale si annuncia un taglio trasversale del 40%. L'abbattimento così netto non aiuta, anzi pregiudica, il delicato quanto instabile equilibrio delle imprese agricole, in particolare per quelle ricadenti nelle aree marginali e montane. Entrando nei numeri, il taglio, comunicato dalla Regione, andrebbe a penalizzare le 5.900 aziende che hanno presentato domanda. Per quest'ultime sono stati previsti 9 milioni di euro, a fronte dei 13 milioni e mezzo stanziati nel 2019. Noi siamo sinceramente molto preoccupati per questo taglio, un taglio che in questo momento non solo non ci voleva, ma mette in difficoltà tante aziende del settore. Considerate che oltre 5.900 aziende nel Lazio prenderanno i contributi per la misura 13. Una decurtazione del 40% sembra una decurtazione eccessiva rispetto al fatto che l'anno scorso gli stanziamenti e i pagamenti sono arrivati a oltre 13 milioni e quest'anno invece si fermeranno a 9 milioni. In un momento di pandemia così grave come quello che stiamo vivendo, la scelta della Regione Lazio di non stanziare ulteriori fondi o di non trasferire fondi magari inutilizzati per altre misure sulla misura 13 sicuramente è abbastanza opinabile, se non altro per le modalità e le tempistiche con cui viene fatta. È ovvio che in un periodo di così grande difficoltà delle aziende in generale, delle aziende agricole, un taglio del 40%, che in alcuni casi può arrivare anche a 2.700-2.800 euro per azienda, è inconcepibile. Confagricoltura Frosinone però lancia una proposta indirizzata alla Regione Lazio. Quale? La proposta potrebbe essere innanzitutto quello di rivedere il taglio e di stanziare dei nuovi denari per poter arrivare a un pagamento totale delle 5.900 domande che verranno presentate quest'anno. Parimenti si potrebbe pensare alla possibilità di trasferire i fondi inutilizzati per altre misure, appunto per la misura 13.1, che è una misura molto importante e che nel Lazio ha sempre rivestito grande importanza crescente nel tempo.